le linee programmatiche, poi, perché il resto è tutta roba, diciamo così, a livello istituzionale, quindi le devi fare, sono obblighi che devi affrontare. Però la cosa importante è poi quello che è, si prefigge di fare uno, no? Quindi prima di tutto volevo comunque ringraziare doverosamente coloro che mi hanno accompagnato nel primo mandato e che ci hanno reso possibile mettere in moto tutti i grandi progetti che in questo momento e con questo mandato si spera di portare a termine. Questa è la cosa importante, quindi le nostre linee programmatiche altro non sono che la continuazione di ciò che già avevamo iniziato nel precedente mandato, e quindi ringrazio naturalmente tutti i cittadini che ci hanno dato la possibilità di poter procedere ancora, e vuol dire che abbiamo avuto la loro fiducia perché hanno creduto che le nostre linee programmatiche di prima sono quelle confermate anche per il futuro, e quindi sì ai grandi progetti, che è la cosa più importante di tutto, e naturalmente il sì a quello che è lo sviluppo del nostro paese e il rilancio dello stesso paese. Il porto, Villa Sultana insieme con il Piccadilly, il Bigos, il Firenze, queste sono, e naturalmente la stazione, la ex stazione, queste sono le parti principali. Sì, perché purtroppo, sapete, durante il nostro precedente mandato abbiamo avuto dei problemi, cioè degli assessori, dei consiglieri sono letteralmente andati via, cioè non ci sono più qui, qualcuno, uno in particolare, il nostro dottor Piloni, ci ha anche lasciato, quindi nel senso che è passata miglior vita, e di questo mi dispiace molto, ma abbiamo dovuto cambiare la nostra Costituzione, questo è il fatto, e quindi il gruppo fondamentale si è modificato, e naturalmente anche le preferenze poi hanno determinato che alcuni non fossero inclusi, e pertanto abbiamo dovuto cambiare la composizione della nostra giunta. Devo anche ammettere che la nostra giunta oggi ha delle nuove entrate che serviranno molto proprio per questi grandi progetti. Io ci conto molto perché, insomma, Rodriguez, l'architetto Rodriguez, l'avvocato Daniele Mozzi, sono importanti per poter proseguire su questa linea. Ovviamente io sono qua con Alessandro Gozzo e Maurizio Taggiasco, che mi accompagneranno i prossimi 5 anni. La nostra sarà sicuramente un'opposizione ferma, attenta, costruttiva, lo abbiamo fatto i 5 anni passati. Ovviamente il nostro modo di operare sarà sempre questo, e dovremo ovviamente seguire il mandato delle persone che ci hanno dato la fiducia per farci nominare qui tutti e tre, e quindi seguiremo assolutamente le indicazioni che ci vengono date dai cittadini.